un parcheggio gratuito per la zona Porto Mare, un centro sportivo e l'utilizzo dei locali di Pesaro Studi per gli studenti della Dante Alighieri in attesa della realizzazione della nuova scuola. Sono questi gli interventi annunciati dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci per Villa Marina. La struttura, attualmente di proprietà dell'INPS, vedrà il comune di Pesaro impegnare la cifra di 1.300.000 euro per l'acquisizione dell'area a sinistra di Viale Trieste. Più precisamente, il comune realizzerà in maniera definitiva all'interno dell'ex area sportiva il parcheggio gratuito per la zona Porto Mare già proposto nella scorsa estate. Questa operazione, ha spiegato Ricci, permetterà poi di riproporre anche per la prossima stagione l'area pedonale su Viale Trieste, per la quale però sono in programma diverse modifiche e miglioramenti. Insieme all'ex zona sportiva, l'acquisto del comune prevede anche l'ex palestra di Villa Marina, per la quale a sua volta è prevista un'importante novità. Oltre al parcheggio abbiamo acquisito anche l'area sportiva dove c'era la palestra, che metteremo a bando in affitto, in modo tale che con l'affitto pagheremo anche l'investimento negli anni che stiamo facendo per il parcheggio e per l'area sportiva. L'area sportiva ripartirà alla grande, ci sarà un bando entro un mese in modo tale che possa riaprire per l'estate. Ovviamente coloro che sono interessati dovranno partecipare nella gestione. Il resto del complesso di Villa Marina rimane di proprietà dell'INPS, la parte della ex colonia verrà messa in vendita, ci risulta che ci siano diversi interessamenti veri questa volta, anche grazie agli incentivi fiscali che ci sono sulla trasformazione urbana e sulla trasformazione sull'efficientamento energetico. E invece la palazzina di Pesaro Studi, che è invece a posto da tutti i punti di vista, sia sismico che strutturale, e abbiamo chiesto di utilizzarla come scuola muletto, perché quest'anno abbiamo finanziato la nuova scuola Dante Alighieri, dovremo spostare per un anno o due gli studenti da quella scuola mentre si realizzeranno i lavori di una nuova scuola al massimo dell'efficientamento energetico, simile a quella di via La Marmora, e quindi abbiamo chiesto all'INPS di poter utilizzare per un anno o due la scuola, la vecchia palazzina di Pesaro Studi per la scuola Dante Alighieri, in modo tale che lo spostamento da Soria qua possa creare meno disagi possibili per gli studenti, per i genitori e anche per gli insegnanti.